Perfetto, e allora parliamo di basket stravolgendo la nostra scaletta, ma per un ospite del genere è doveroso farlo. Salutiamo e ringraziamo per aver accettato il nostro invito l'amministratore delegato del Napoli Basket, Alessandro Dalla Salda. Buongiorno, direttore. Buongiorno a voi e grazie della vostra Ciao chiamata. Alessandro, buongiorno, Sono qui Buongiorno. con Claudio Russo, che ovviamente conosci molto molto bene, Certo. al mio fianco. Insomma, stavamo parlando poco fa, leggevamo delle novità per quanto riguarda la ristrutturazione del Maradona, ristrutturazione in corso anche per quanto riguarda il Napoli Basket, che dopo un avvio difficoltoso, dove tutti quanti voi vi siete presi le proprie responsabilità, quest'oggi ha visto una prima ufficialità per quanto riguarda l'implementazione del roster a disposizione di Coach Milicic, con appunto la firma di Eric Green. Sì, diciamo che abbiamo ritenuto doveroso a questo punto intervenire grazie al mercato per rinforzare la squadra considerando questa prima fase di stagione negativa, ma al di là dei risultati, alcune situazioni che stanno emergendo con continuità mi sembrava, ci sembrava tutti insieme corretto provare, quantomeno vista la disponibilità, che ringraziamo ancora dei nostri soci, di provare a fare qualcosa per rinforzarci, per tornare ad essere una squadra competitiva in tutte le partite. Eric Green è la prima firma, è arrivata nella notte, oggi l'abbiamo già ufficializzato, un giocatore americano, sulla carta è un giocatore scomparato, un giocatore di primo livello, di prima fascia, e poi dopo vorremmo anche intervenire nel settore dei lunghi, come si suol dire nel basket, dunque siamo ancora sul mercato, però su questa posizione senza ancora nessun tipo di trattativa avanzata. Ecco Alessandro, io ti chiedo un attimo la situazione, nel senso come ci si arriva a questo 0-4? Nel senso, il budget è lo stesso della scorsa stagione. Si è provato ad alzare, a rendere più grossa la squadra ed effettivamente ci si era riusciti. Però cos'è che andò male? Perché poi questo 0-4 perdere nel basket ci può stare, come si perde e le quattro sconfitte sono arrivate, a parte contro Cremona e Pistoia, che sono due avversari dirette per la retrocessione, per salvarsi, perché quello è il primo obiettivo. Sono arrivate in un modo brutto, limiti oltre che tecnici, limiti di leadership. Come te li spieghi? Certo, è un'analisi che abbiamo fatto insieme al nostro staff, è un po' questa. Cioè, è uno 0-4 che ci fa pagare delle scelte che sono state quelle di provare a trasformare una squadra come la scorsa, che però non potevamo per varie ragioni che ben sapete, vi dite a continuare a parlarne e riconfermare, fare una squadra diversa, una squadra più profonda, una squadra più fisica, con meno talento diffuso, ma con una profondità d'organico che ci doveva fare pensare ad avere una struttura che poi, grazie al sistema di gioco, producesse lo stesso buonissimi risultati in modo differente. Questa è la prima cosa che non è successa. Dunque, questo sistema oggi non sta pagando, la difesa, che doveva essere il nostro punto forte, sta facendo fatica e da lì non riusciamo a sviluppare gioco in modo pericoloso. In più c'è un problema di qualità e di personalità, ossia tanti giocatori, qualche giocatore in più, un organico più profondo ma meno talentuoso che non ci permette, forse anche per un fatto di leadership, come hai detto tu, per un fatto di qualità, dico io, di vincere poi le partite punto a punto, le partite in questo momento più abbordabili come hai sottolineato. Da lì l'idea di provare a cambiare qualcosa. Non tanto perché non ci sia il tempo, ma perché abbiamo ritenuto che queste situazioni siano abbastanza fisiologiche, abbastanza strutturali, e dunque anche insistere potrebbe essere un problema. Sicuramente delle difficoltà che poi forse nascono anche dalla seconda parte di stagione dell'anno scorso, dopo la grande sbornia post Coppa Italia, forse un po' di rilassatezza per quello che è un progetto che comunque prevede degli step, come avete più volte ribadito, e che continua ad avere Igor Milicic come perno centrale. Sì, non vedo però delle correlazioni così chiare con la fine dello scorso anno, ecco, questo ci terrei a sottolinearlo perché comunque l'anno scorso resta una stagione eccezionale e la finale di stagione ha avuto
dei ben chiari motivi che non hanno, secondo me, nulla a che fare invece con la costruzione della nostra squadra nuova e con i deludenti risultati di questo primo mese di campionato. Igor è con noi dallo scorso anno, anche lui fa parte di questa progettualità e non mi sembrava, non riteniamo corretto mettere tutto in discussione dopo quattro partite, seppure negative. E penso che sia giusto, per mille ragioni, partire prima da fargli trovare una squadra rinforzata e speriamo anche il recupero di Kevin Pangos. Sai che non mi piace parlare degli assenti, non te l'ho neanche citato, però non siamo il calcio con delle rose di 28-30 giocatori, qua le rose sono di 12 e soprattutto quando si è una squadra del nostro target, non ti puoi permettere di avere 12 top player quando hai un giocatore di questa importanza che non c'è, è oggettivamente anche per l'allenatore molto più complicato far girare la squadra come è stato previsto a tavolino. Alessandro, io ti chiedo cosa hai provato quando al termine della partita, noi eravamo a bordo campo, tu sul lato lungo, noi sul lato corto, quando i tifosi hanno iniziato ad andare via prima della fine della partita, mancavano pochi secondi, però non hanno nemmeno aspettato, e insomma, un po' di delusione che traspariva da più di un tifoso sugli spalti. E il dirigente Alessandro Dalla Sadda, che ha vissuto basket in tutta Italia, in quel momento cosa ha provato? Ah, no, mi dispiace, il nostro lavoro e se le cose non funzionano non è che puoi fartele scivolare via addosso, devi guardare avanti, questo sì, però prendere atto del dispiacere, in questo caso dei tifosi che sono per noi un asset fondamentale, però è anche vero che una tifoseria ha il diritto di poter essere delusa e anche di criticare, l'importante è rimanere però al fianco della squadra con continuità, anzi la grande tifoseria ci resta soprattutto quando le cose non funzionano, ecco, quando le cose vanno bene siamo bravi un po' tutti e tutti sono capaci di festeggiare e quando si è ultimi in classifica che invece si vede il vero attaccamento nei confronti dei ragazzi, perché insomma la squadra può aver anche perso, può aver anche deluso, ma di sicuro non si è tirato indietro, anzi questa è un'ulteriore analisi che ci ha fatto poi pensare che è giusto iniziare a cambiare, perché c'è anche l'impegno, non è che puoi contestarlo. Però ripeto, si paga il biglietto, i tifosi hanno tutto il diritto in modo corretto, urbano, come è stato fatto, di poter esprimere anche la loro insoddisfazione. Mi dispiace, ma non posso nemmeno controllare i tifosi in questo modo. Assolutamente, questo è giusto sottolinearlo. Alessandro, ti chiedo anche della questione title sponsor, che ovviamente non sta andando ad influire su quelli che sono i risultati, che purtroppo stanno in questo momento penalizzando la squadra partenopea, però risalta un pochino all'occhio l'assenza in questo momento di un title sponsor per la squadra partenopea, se si è in trattativa, insomma, a che punto siamo. Diciamo che è un'assenza anche voluta, perlomeno diciamo all'inizio in particolare di queste partite, è voluto, ci abbiamo fissato dei prezzi, possiamo garantire quanto riguarda corretti con la dimensione della di Napoli, anche i risultati appena ottenuti, anche dalla rimbalza non è stata così in questa fase. Alessandro, Ti interrompo un ti attimo interrompo perché un attimo, non ti sentiamo benissimo, magari se... mi sentite? adesso meglio, adesso, Scusate, adesso meglio, adesso meglio, scusa, perché non abbiamo avevo una sentito sintesi, è che dall'inizio. inizialmente abbiamo fatto fare diciamo, giù, un giudicato con Cevi che ci ha sostenuto per tanti anni e che è tra l'altro uno dei nostri soci e è una davvero molto, molto importante alla quale dobbiamo dire sempre grazie a tutto quello che si è fatto fino ad oggi. Abbiamo detto cerchiamo forze nuove non le abbiamo trovate rispetto alle richieste che abbiamo fatto. Oggi vediamo, siamo ancora con Napoli Basket, vediamo come fare, qualche interessamento per fortuna c'è, ma non c'è nemmeno ancora una firma in arrivo. Dobbiamo capire qual è la soluzione migliore, se continuare così pur di non svendere il nostro marchio o invece
andare verso una trattativa che comunque possa dare nuova linfa alle nostre casse. Ti chiedo, ma se, cioè, se hai un obiettivo come tempistiche, perché comunque chiaramente un title sponsor porta Certo. una fetta di budget che viene utilizzato Certo, sulla squadra. no, nel senso che vorremmo più o meno in questo periodo poter avere qualcosa sul tavolo da chiudere, quello che ho non ci soddisfa e dunque stiamo continuando, diciamo così, a monitorare il mercato e a tenere duro per certi versi, pur di non svendere nemmeno quello che è un marchio che secondo me ha un valore, ce l'ha già, è anche importante. Assolutamente. Alessandro, ti chiedo l'ultima, perché poi davanti a Napoli ci sono Milano, Venezia e Trapani, che sono tre squadre che hanno obiettivi totalmente diversi dal Napoli Basket. E ti chiedo come li si affronta, perché poi guardando il campo è sempre, fortunatamente dice sempre altro, sulla carta si rischia anche di effettivamente arrivare a uno 0-7 e non ce lo si augura. E come lo si affronterebbe come si affronta una situazione del genere? E ti chiedo se che errore se, che errore è stato fatto per arrivare fin qui a questa Vabbè, situazione. allora, gli errori, penso che più di così non so più cosa dire, nel senso che ok, sono errori, ma fanno parte poi anche di questo gioco. L'anno scorso dovevamo partire, mi ricordo, 1-0-10, siamo partiti con un 7-10, mi sembra. Comunque, quando nessuno se l'aspettava, battemmo Milano, battemmo Sassari, battemmo tutte squadre quotatissime, cosa che invece quest'anno è al contrario, una squadra di un livello più basso. Dunque, penso che l'analisi l'abbiamo fatta e rifatta. Adesso quello che bisogna fare è guardare una partita alla volta invece di stare a perdere troppe energie sul medio-lungo periodo, cioè trovare i rinforzi, inserirli, perché non è mai così semplice poi cambiare tecnicamente la chimica della squadra e al di là del risultato trovare delle prestazioni che possano dare fiducia e a quel punto poi i risultati e le vittorie arriveranno. Oggi quello che manca è anche un'autostima, una fiducia che ci possa permettere di credere ancora di più quando si va in campo nella vittoria e superare soprattutto i momenti di difficoltà con meno ansie, come è stato domenica, che alla fine eravamo anche non in controllo, ma in avanti, in punteggio, e bastava poco probabilmente per riuscire a farcela, invece alla prima difficoltà, al primo sorpasso di Cremona, ci siamo completamente disintegrati. Ecco, questa è un po' la chiave, avere fiducia, continuare a crederci partita dopo partita senza farsi spaventare dal calendario, ma cercando una vittoria anche quando meno tutti se l'aspettano, grazie alla fiducia, al lavoro e anche, spero, alla qualità dei nuovi innesti. Ci auguriamo che questa vittoria possa arrivare il prima possibile, magari insomma, Già sabato sera con già sabato Milano, sera con perché Milano, no? sarebbe la sorpresa e forse quella scintilla che in questo momento forse un po' manca per riaccendere Certo, questi animi. certo. Noi ce lo auguriamo e ovviamente non possiamo fare altro che fare un grande in bocca al lupo ad Alessandro Dalla Salle e al Napoli Basket Grazie. per uscire fuori da questa situazione. Insomma, il nostro supporto per quanto possa contare ce l'avete in maniera incondizionata perché dopo tanti anni si parla solo ed esclusivamente di basket qui a Napoli, per me già è una grandissima vittoria, in attesa anche del famoso palazzetto che magari potrebbe essere anche lo sprint in più, uno step alla volta. Grazie mille all'AD del Napoli Basket, Grazie Alessandro Dalla Salda. a voi. Buona giornata. Ciao Grazie. Alessandro, grazie. Buona giornata. Grazie mille all'AD del Napoli E Basket, ringraziamo Alessandro anche Dalla Salda, e l'ufficio ringraziamo stampa ovviamente l'ufficio con stampa e Gianluca Gianluca Vigliotti. Vigliotti in particolar modo che ci ha concesso l'intervista. Abbiamo un po' stravolto.